Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Lumberjack Dynasty, cioè la dinastia del taglialegna, del tagliaboschi, dinastia di Amorrush, praticamente, di una dinastia di tutto. Perché ho detto dinastia di Amorrush? Non lo so, ma dinastia di tutto, compreso vostra dinastia, perché mi state aiutando sempre. E qui vi invito a lasciare un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivervi al canale se siete già iscritti e attivare la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Tutti i link in descrizione, c'è scritto mostra, mostra alto, dipende dai casi. Lo premete, proprio sotto il titolo, premete, esce fuori tutti i link. Playlist, potete schiacciare, vedere gli episodi in ordine, tra un po' mi ziccavo l'occhio. E poi in pagina Instagram, Facebook, beh, avete capito. Allora, siamo già in game, in questa nuovissima puntata, tante cose da fare come sempre. Iniziamo subito, andiamo alla cucina perché possiamo fare, non queste cose qua, ma queste sì. Possiamo fare il pesce dolce, però possiamo fare, guardate, questo con i funghi e le altre cose, questo possiamo fare il gelato di miele, la torta alle mele col miele, oppure il pancake di miele. Io farei... questo ne possiamo fare due, facciamo due di questi. Poi sono tutte cose da vendere, chiaramente, per farci soldi. Io off camera ho fatto un po' di cose molto interessanti, faccio anche queste qua. Molto interessanti perché sono andato avanti a vendere le cose, a produrre, come vi ho detto, altre robe. Questo non lo faccio, non lo faccio anche se lo potrei fare. Anzi, facciamone tre, chi se ne frega. Perché voglio tenere anche il pesce. Pesce con... ma come cavolo è sta ricetta? Con latte? Ma è proprio un gioco da pazzi. Specie pesce dolce, uovo, latte e pesce. Bah. Va bene, allora siamo qua off camera, come vi dicevo ho fatto un bel po' di cosucce là e adesso abbiamo 7426 cocuzzari dorati, molto interessante. Questo è tutto quello che abbiamo in inventario, di cui 100 di uovo. Ho già e sono già andato a recuperare le uova, bisogna comprare le pecore, bisogna fare un sacco di cose. Allora, prima di tutto e... guardate qua, cerca funghi, abbiamo subito questa cosa. Prima di tutto ho lasciato qua il mezzo. Andiamo al vecchio pick up. Scendiamo, siamo vestiti da schifo però. Siamo vestiti da schifo, il che non va bene. Il che non va bene. Perché vorrei, anzi bisognerà fare sicuramente. Adesso stare attenti ai vestiti. Molto attenti. Questo perché? Perché adesso ci dobbiamo provare con la tizia là. E per provarci con la tizia là... bisogna assolutissimamente vestirsi bene. Quindi, prima cosa, andare qua, esattamente qui, camerino, e ci rivestiamo eleganti. Miglior carisma e rendita dalle vendite, ma non adatta al duro lavoro. Non ci interessa per ora il duro lavoro. Quello che ci interessa è andare dalla tizia qua. Ora, non so se esista un vestito fatto apposta per, diciamo, provarci con le tipe. Questo non lo so. Ma immagino di sì, ma soprattutto dov'è la tizia che era qua? È sparita. È sparita o sono al posto sbagliato? Mi sa che sono leggermente... sì, sono al posto sbagliato, devo andare sopra lì. Non so perché qua il vecchio pick up l'ho piazzato male off camera. È sopra di qua esattamente. Praticamente qui. Così ci proviamo, poi ci rimettiamo i vestiti di lavoro e abbiamo quella... tra virgolette gara che non abbiamo mai fatto e in più altre missioni, alcune le ho fatte off camera. Ho recuperato le pecore anche, quindi questo ve lo dico, ho recuperato assolutissimamente le pecore, eccola qua, ho recuperato delle pecore, una pecora per la precisione, e poi ho fatto un'altra da tagliare l'erba in giro. Allora, cosa hai visto con i tuoi occhi, Allison? Stai calma, Allison, stai calma. Hi. Oh, hello, friend. Ah, amico. Sei bellissima anche quando non provi a esserlo. Oh, that's so nice to hear. Thanks. Ok, molto bene. Allison sembra che si fidi davvero di te. Un po' alla volta, un po' al giorno, stiamo andando avanti bene. Hai bisogno che ti aiuti in qualcosa? Ok, va benissimo. Ci vediamo dopo. Ok, adesso a questo punto torna a casa. E ovviamente non così, ma... utilizzando, diciamo, il teletrasporto, questo, il trattore qua, che qua non a caso, questi qua sono gli alberi che abbiamo, vi faccio vedere quanto sono alti, cioè rispetto agli alberi che abbiamo sempre tagliato, che sono tipo questo, guardate tipo questo quanto è alto e quanti tronchi vengono fuori,
cioè roba eccezionale. Già che sono qua, prima di tornare a casa vi faccio vedere quello che ho fatto. E cioè, già, innanzitutto qua ha prodotto un altro, guardate, ha prodotto un altro di questi molto bene. Guardate qua, ci sono questi, ovviamente hanno un'umidità alta. È passato solo un giorno da quando li ho fatti. Ma cosa interessante, adesso andremo a vedere anche gli altri, è questo. Guardate, io posso usare, quando avremo il nostro, posso usare questo per spostare i pallet, se sempre se riesco a prenderlo, guardate. Oh, e poi tipo andare qua e buttarli giù. Non so se posso caricarli direttamente là, questa è una prova che vorrei fare, ma non l'ho fatta ancora. Però c'è la comodità e la velocità di fare questa cosa qui, molto importante. Questo lo lasciamo qua, non ci interessa. Quindi vedete qua quanti ne ho fatti, altri ne ho venduti, altri ne ho riprodotti anche di questi e ho venduto tutti gli altri che c'erano. E qua ovviamente abbiamo i nostri. Teniamo sempre presente questi, hanno un'umidità 80, quindi vuol dire che i primi che abbiamo messo qua saranno già più o meno a 60. Andiamo a vedere, e in effetti sono a 56, guardate, uno dei primi. Mi avete detto anche di non usare la legna bella da dare al tizio là per la costruzione delle case, ma quella più grezza, anche perché lui ti paga sempre uguale. Quindi adesso dovremmo capire anche questa cosa, ma insomma, un po' alla volta stiamo capendo. Sto arrivando! Ovviamente sto arrivando là dove fanno questa gara, che è la prima volta che facciamo, sui funghi. Dovremmo essere già esperti, e tra l'altro guardate quanti funghi ho, perché andando in giro a cercare le pecore ho trovato un sacco di funghi, ho trovato un sacco di fragole, adesso ne abbiamo di meno. Ma comunque abbiamo un bel po' di cose che possiamo utilizzare sia come ingredienti sia come vendita. E devo scaricarle a casa, questo è molto importante, scaricare a casa queste cose qua, ma comunque lo faremo. Ora, guardate qua, è proprio il simbolo, la coppa. Direi di parcheggiare qui. Il nostro mezzo, leviamo la stellina, andiamo qua dove c'è la coppa. Cosa ci fa questo? Corro più veloce con i vestiti. Ok, siamo qua. Cerca funghi, vai. 3, 2, 1, vai, cerca funghi. Funghi da raccogliere 49, 48 in 20 minuti. Sti cavoli. Ah, ci abbiamo anche un... una zona di raccolta. Però qua è fuori. Ah, ok, si sbloccano le varie zone, forse. Non ho ben capito sta roba. Perché mi fa vedere il verde? Perché sono zone di raccolta funghi? Qualcosa cambia? Non ne ho idea. Comunque, io raccolgo anche le fragole. Non per altro, ma ci servono comunque. Prendo tutto in 18 minuti, non penso che sia veramente un problema trovare tutti questi funghi per ora. E per ora, secondo me, arriviamo a meno della metà già solo con questo. Però vediamo un po' se siamo fortunati in questa. Forse prima gara è abbastanza facile, posso immaginare. E poi man mano aumenteranno in maniera probabilmente molto più difficile che ora. Che qua non c'è più niente. Passiamo alla prossima zona, che è qua, che non c'è più una mazza. Ok, ah, lì dice funghi 9. Ok, lì indica quanti funghi ci sono, quindi per ogni zona ci dice già i funghi che ci sono. Bisogna sbrigarsi semplicemente a cambiare zona velocemente. Infatti qua ci sono. Ora, finita questa, ci dirà una prossima zona. Capiremo. Intanto ce ne mancano 28. È veramente pochi. E non tanti. Ne ho trovati di più senza indicazione di zona, in realtà, in game. Però magari, vuoi mai mettere che dopo cambiano le cose? Funghi 7. Qua ce ne sono altri 7. Mettiamoci qua. Sì, ma 7 dove? Dove cavolo sono 7? Sembra... Sul monte, dove cavolo sono 7? Non ce ne sono 7 qua, amico. 22 qua, 22 mi piace, visto che ce ne mancano 21. Però è un po' più là, 22. Che cavolo, non si capisce molto bene, eh. Cioè, poi non so se magari qua ci sta dando una mano.
Sta dicendo una mazza qua? No, neanche. Niente, però il tempo sta passando, in effetti molto velocemente. Quindi dobbiamo sbrigarci assolutissimamente. Via, dai, veloce, veloce. Dove devo andare? Vabbè, qua ce ne sono, eh. Ok, qua ce ne sono, vai. 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 Pensate se non ci fosse la modalità ingegnere. Uno come trova i funghi? Come può trovare i funghi? Ma come fa? Non può. Cioè, ne avevo trovato io uno a caso, ma proprio mi era andata bene, di lusso. Così non puoi trovarli. Allora, siamo a 10, 9, 8. Via di qua. Qua ce n'è qualcuno. No. Via. Sembrano messi in fila, tra l'altro. Regola che ci serve sempre. 3, 2. Ce ne serve 2. E adesso, ah, lì ci sono 3 funghi, lì ce ne sono 7 qua. Là, qua dove? No, la cascata è buggatissima. Guardate che la cascata è buggatissima qua. Si vede clamorosamente il bug della cascata. Guardate. Proprio buggatissima. Sì, ma dove sono sti funghi? Dove devo andare a prendere sti funghi? Dall'altra parte del mondo. Adesso vado di là, non ne trovo neanche uno e finisce il tempo. Già lo so che succede un bordello. Dai, dove sono sti funghi? Dimmi. Dove cavolo sono? E vabbè, dai. Mesner sto facendo. Sto scalando i monti alla Mesner. Vabbè. Eccolo là. E qua ce ne sono 7. Mi hai fatto scalare un monte e poi qua ce ne sono 7. Sì, eccoli qua. Boom, basta. Diciamo che abbiamo finito la nostra bella missioncina. Eccone qua uno. Ed eccone qua un altro. Vittoria, raccolti i funghi, ce l'hai fatta in 4 minuti. Ricevi 400 euro e il doppio dei punti social, quindi 800. Mica male, mica male. Ok, alla grande abbiamo fatto anche questa, che comunque non è male. Ora possiamo tornare tranquillamente qua. Andiamo a vedere le missioni. Abbiamo ripara la casa di Sofia, che dovrebbe essere qua. In effetti si potrebbe andare qua. Catene del passato è la storia della casa da fare. Connor, l'abitante della pianura, parla con Connor. Questo potremmo andare a parlare con Connor alla fine qua vicino. E poi campagna in affari sono i soldi che dobbiamo al nostro zietto Tirchio. Andiamo a vedere sto tizio, va, che penso che sia qua da qualche parte. Hi there. Forse lui, sì, è lui. And who might you be? I'm kind of new around here. Looking to settle down like old Connor here? Not sure yet. Truth be told, I'm looking after my uncle's lumber mill. Could use some tools, vehicles, all sorts of stuff. Beh, giustamente gli dice, mi serve un po' di tutto. I'm new here too. Just bought this farm. Used to own some fields before. Kept animals, harvested wheat every year. Mm-mm, not the life for me. Beh, sì, un bel posto questo qua. So, I sold the land and moved. Assolutamente un bel posto. The air is just so crisp. You feel it? And that trailer over there? Yep, I brought it with me. Ah, quel remorque, quello ci serve. Don't think I'll be transporting wheat anytime soon. So it's just rusting away. Care to trade it? Cash or check? Well, neither, actually. I was thinking more about offering you help of some sort. You see, I'm pretty handy with tools. So that's the case. Right, just look around. Plenty of work over here. Fix those buildings for me and the trailer's yours. Molto bene, ci serve quel rimorchio lì. Assolutissimamente. Sì, va bene, affare fatto, mi metto al lavoro. Quel rimorchio ci serve perché ci permette di scaricare i truccioli, questo qua. Quindi assolutissimamente. Chi è questa donnina? Maggie. Oh, hello. Anche questa non è male. Con questi vestiti non abbiamo molta intesa, però chi se ne frega. Allora, andiamo qua. Andiamoci questo. Qua dobbiamo riparare a gogo, Cioè, qua dobbiamo veramente riparare a gogo. Secondo me abbiamo da riparare tanto. Che il rimorchio lì comunque ci serve assolutissimamente. Indispensabile, amici, per il rimorchio lì. Che ci permetterà di vendere altre cose che abbiamo lì, che si sono accumulate con la storia del legno. Sapete quel coso che... quel robo fatto così, è quello. Non so quanto ne abbiamo, anzi in realtà c'è scritto, dovrebbe essere scritto qua da qualche parte quanti ne abbiamo. Eccolo qua, truccioli immagazzinati, no. Carbura, no. Questo qua, silos dell'edificio di scortificazione, eccolo qua. Corteccia immagazzinata, 5.990 kg, il 29%, cioè capite
come è importante assolutissimamente avere quel rimorchio lì. Dobbiamo svuotare e vendere. Questo è importantissimo. Allora, questo è stato fatto, sì. Possiamo piassare a questo. E ce n'è di lavoro, ce n'è. Vai, forza, forza, Amon, forza, ste riparazioni. Mamma mia, ste riparazioni di sto schifo di robo. Che comunque è meglio del nostro, tra l'altro, del nostro fienile, molto meglio. Quello proprio che abbiamo noi qua. Ah, c'è una riparazione qua, una qua. Stiamo attenti a non cadere. E poi il gioco ci mette le riparazioni dopo e me l'avete confermato anche voi. Pazzerelli dei programmatori sono questi. Ora, qua ce ne sono altre di riparazioni? Ah, non ne vedo. Veramente non ne vedo. Leviamo sicuramente questo, che è sempre un bordello toglierlo. Diamo un occhio. Eh sì, ce n'è ancora qualcuna. Tipo queste che non c'erano prima, sono comparse dopo. Ci sono quelle sopra qua e qua. Qua forse così si riesce, sì. Ma penso anche queste in salto. Sì, anche questa. Sì, se riusciamo in salto, sì. Ok, alla grande. Abbiamo altro? Cioè altro? C'è altro? Maledetti? Sì, c'è... Ok, siamo passati al prossimo, che è il pollaio, credo. Immagino che sia il pollaio. Pollaio, sì. Direi di sì. Somiglia. Comunque assomiglia, dice sì, sì, è il pollaio, è il pollaio. Pollaio con recinto. Cioè, dobbiamo sistemargli tutto questo qua. Questo non c'ha una mazza. È tutto rotto, tutto sgarruppato, rotto. Ma perché? Ma cosa è successo? È vero che ti sei trasferito qua, però... per un carrello del cavolo arrugginito ci fa fare tutte ste robe. Sì, è vero, possiamo sistemarle tutto. Però, cavolo, per un carrello schifosissimo e dobbiamo fare tutto sto lavoro. Ma perché? Ma perché, mi chiedo io. Andiamo dentro qua a vedere se qua ce n'è altro. Bello comunque questo pollaio, che è diverso dal nostro. E sinceramente mi piace di più questo che il nostro, perché è doppio. Chissà se c'è la possibilità di costruire altre cose di... non ne ho idea. Ad esempio qua cosa c'ha? Quale problema hai? Che anche questo, che problema hai? Cioè, dove dovrei ripararti io? Scusami, da nessuna parte. Secondo me adesso dobbiamo riparare qua. E qua il problema, e poi riparerà quello sicuramente. Anche qua una burla dei programmatori sarà. Vabbè, ripariamo anche questo, poi sicuramente ci sarà anche la casa, figuratevi se non c'è la casa, cioè sarà da riparare ancora un bel po' di roba. Dai, dai, che è quasi fatto anche questo tetto, mamma mia, questo qua è un tetto... Nella vita reale qua si va giù, si cade proprio a go-go, basta un niente per scivolare e ciao. Comunque devo dire, da quando abbiamo gli abiti, stamina che dura un botto di più, velocità un botto di più. Quindi ottimi gli abiti. Top. Ora, vedete che là si è riparato magicamente. Qua c'è altro da riparare, non vedo altro. A scendere, diamo un'occhiata. Eh sì, invece sì, c'è qua. Da riparare ci sarebbe qua. E possiamo metterlo giù? Sì, lo stava mettendo giù. Mamma mia, è fatto di un male sto coso qua. Che fa... veramente pena. Oh, ok, perfetto, anche questo. C'è altro? Non ne ho idea, adesso lo scopriremo. Iniziamo a togliere questo se si riesce, via. Ok, poi apriamo qua. Chissà dove dobbiamo riparare, vediamo un po'. Poi è rimasto qualcosa? Sì, anche qua, molto bene. Vai. Ho sempre la motosega per sbaglio, è un errore mio, eh. Oh, vai. Alla grande, c'è altro? C'è altro, signori, da riparare? Avete altro da riparare? Qua sembra tutto in ordine, eh. Sembra che vi ho fatto un lavoro eccezionale. Adesso indica ancora qua. Ah, pure questo. Indica qua, ma non c'è niente qua da riparare. Dovrei riparare qua. Non c'è niente.
can we do something about it? Perché? Fatto? No, c'è altro da riparare. Qua indica qua, ma in realtà lì non c'è una mazza. Qual è il tuo problema qua? Ah sì, no, invece c'è. Cioè non si vedeva il rosso, ma c'era. Ora dentro qua. Ma stai scherzando? Cosa c'è da riparare? Cioè, cosa sono gli enigmi questi? Cioè, ah, qua sopra. Ma l'avevo già riparato qua. Ma l'avevo già riparato. Qua c'è una burla, ultra burla dei programmatori, eh. Le burle fanno. Va bene. Fate le burle e a me non mi fregate, perché io continuo. Guarda qua. Guarda qua. E... volante, volante, riparo. Olè, poi. Ale, leviamo questo, se no è uno schifo che lasciamo in giro. Poi, motosega non mi serve. Torniamo qui anche ancora. Ah no, questa giornata. Connor, abitante, torna a Connor, ottieni la tua ricompensa. Ok, mi aveva assegnato qui, ma era tutto a posto. Vai, paga Connor, cioè paga, dammi quello. Bene, il rimorchio è tuo. Ed eccoti l'extra che ti avevo promesso. Vai! I hope so too. E ci vediamo, campa cavallo, ci vediamo. Olè, quanto mi dai? Sì, ma dammi qualcosa. Il rimorchio è tuo, sì. Ci mette un po', diciamo, le informazioni ad arrivare. Vediamo quanto ci dà. Un extra, quant'è l'extra? Non ce lo dice. Oh, eccolo qua. Ci dà 1500 punti sociali. Penso che ci desse dei soldi, invece no. Ora, per prendere quel mezzo lì... con questo non riusciamo di sicuro, posso ben immaginare, a meno che, contrariamente a quell'altro carretto, questo si possa, ma secondo me non ha il gancio di traino questo. Che stai facendo, Connor? Connor? Andiamo qua, ma non, sicuramente non l'aggancia, infatti non l'aggancia, ci serve per forza quello schifo di trattore, immagino. Ma visto che siamo qua, proviamo a chiedere a Connor se ha bisogno di altre cose, magari. Connor. Hi. Welcome. Good to see you. Bello vedere, sei sempre qua. Oh, vedi che c'è qualcosa. Need me to help you with something? Bisogna che tu in qualcosa. Non ora, però vorrei comprare una gallina. No, sto cercando di comprare una mucca. No, sto cercando di comprare delle pecore. Sì, perché abbiamo detto vogliamo le pecore. Ok, allora, diciamo che costicchiano. Iniziamo a comprarne due di pecore. Molto bene. Ola. Le mucche per ora ne lasciamo solo una per ora. Ora vediamo un attimo, siamo qua e queste qua sono quelle delle missioni veloci. Potremmo andare sotto qui. Contiamo che comunque il rimorchio che è... ma dove cavolo è? Qua ce lo segna, eccolo qua. Quindi il rimorchio ce lo segna, non ci sono problemi in questo caso qui. Eccoci qua vicino alla prossima missione, che voglio vedere esattamente cosa vuole. E poi voglio portare il trattore là e recuperare il rimorchio per vedere come funziona lo scarico. Poi off camera venderò tutto, però è giusto per capire. Allora, qua siamo arrivati qui, che è zona missione. Direi assolutissimamente di sì. Via questa stellina qua. Questa qua è la fattoria di Sofia. Questo. E Sofia dovrebbe essere qua da qualche parte. Dove cavolo è Sofia? Dentro in casa è Sofia. Ma dentro in casa? Dov'è Sofia? Chi è questo? Chi è? Tony. Come vestite? Dov'è Sofia? Sofia è rimasta in casa. Non si può fare la missione. Ma adesso chiedo a Tony. Ma scusa, Tony, ma hello. Sofia dov'è? Nice to see you. Bisogna che ti aiuti in qualcosa? Need me to help you with something? Not now, sorry. No, no, ci credo, mi serve Sofia. Però see non c'è. You later. See you later. See you later, ma Sofia... dov'è? Possiamo entrare in casa, non possiamo... Si è buggata Sofia dentro la casa, non è il momento di fare questa missione. Ripara la casa. O forse bisogna semplicemente... riparare la casa, come già ci diceva Amon. Qualcuno di voi, Amon, devi riparare la casa. Sì, bene. Sì, riparare la casa qua non è... cioè, lì c'era solo una roba. Poi non è vero perché c'è
tipo la finestra sopra qua anche. Cioè, avete visto? Qua c'è da riparare la casa qua. La buona Sofia. Però lei si è segregata in casa per non lavorare. Ripara il fienile. Ma questo era abbastanza facile. Cioè, contrariamente a tutte le cose che avevamo già fatto, questo qua era abbastanza facile. E dagli questa motosega. Però invece qua questo qua è invece un gruviera. Da dire che è un gruviera sto coso. Cioè, sa che questo qua ci perde un po' di tempo. Salto con salto, niente. Perde un po' di tempo a riparare sto cadavere di coso qui. Mamma mia, un buco atroce. Un gruviera è sti... Ma non fate... Ma quando c'è un asse rotto... Ragazzi, quando c'è un asse rotto si cerca di riparare subito. Non è che aspettate che diventa un gruviera prima di riparare. Che cavolo, che maledetti di vizi che hanno questi tizi qua della montagna. Incredibile. Olè, quest completata. Benissimo, vai. Montiamo sti due cadaveri qui. Dai, forza, via uno. Dai, su, su. Dai, via l'altro. Dobbiamo tornare da Sofia. Vuol dire che Sofia è uscita di casa. È uscita Sofia. Ah, adesso sei uscita. Gli edifici sono stati riparati. Now, your reward. Do you want money or the seeds for your greenhouse? The seeds should last you a long time. Soldi o semi? Allora, prenderò i soldi o i semi? Allora, prendiamo i semi perché sapete cosa? I soldi tanto ce ne darà pochi. Invece con i semi ne avremo per un po'. Dove cavolo me li ha dati i semi? Ah, forse me li ha già trasportati lì i semi. Dove cavolo me li ha messi i semi? Boh, qualche parte ci saranno. Sofia, dove me li hai messi i semi? No, beh, diciamo che non ci serve niente. Abbiamo adesso due missioni e basta. Molto bene. Allora, adesso io, prima di salutarci, amici, anzi, io farei una cosa subito, anzi, sfruttiamo subito il momento qua e andiamo qui. Trasporta. Ah, è quella di velocità. No, 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 no. Allora, andiamo qua. Andiamo qua. Sganciamo il rimorchio e con sto cesso, che è un cesso, sto coso, andiamo esattamente qua. Qua, cioè là. Andiamo là e prendiamoci quel carrellino e torniamo indietro. Oh, eccoci qua arrivati finalmente. Va un cavolo, sto trattore è pessimo. Prima cosa da fare è comprare il trattore. Proprio... Oh, taroccarlo alla Fast and Furious. Scusi, Scusi, signorina, mi scusi. Ok, allora, dobbiamo agganciarlo o no? Processo di cose. Dai, forza. Andiamo qua. Non si aggancia. Sì, adesso si collega, vai. Oh, là. Allora, facciamo una manovra tattica. Vai. Vai. Usciamo da qua e adesso ritorniamo alla nostra bella fattoria, cioè qua. Nella nostra fattoria, vai. Altro bel viaggetto da fare. Soffiate, soffiate che non sale, guardate, non sale 10 all'ora. Non sale dalla salita. Soffiate tutti, amici, soffiate, facciamolo salire, forza. Ora intanto sono tornato un attimo a casa, vi faccio vedere che qua sostanzialmente abbiamo delle cose nella nostra dispensa e possiamo spostarle. Quindi ad esempio il pomodoro possiamo spostarlo di qua. Possiamo spostarlo, le mele possiamo spostarle, tutte le uova le possiamo spostare, pesce direi di spostare questi qua, ma ci teniamo questi, le salsicce direi, anche i funghi spostiamoli, assolutissimamente, fragole spostiamo, cioè puliamo un attimo l'inventario, spostiamo anche qua, spostiamo qua, spostiamo qua, il pesce lo teniamo, direi che, ma almeno un 10 salsicce in totale ce le teniamo, perfetto, e abbiamo questo, ottimo. Ora torniamo un attimo qua nel nostro trattore che l'ho parcheggiato fuori. Dove cavolo è qua? Qua? Dove cavolo è? Qua? Eccolo qua il trattore, vai e andiamo qui. Qui andiamo, qui, 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 nella nostra qua segheria, eccezionale segheria, potentissima.
segheria, perché abbiamo questa zona qua e anche di là. Quindi andiamo a capire, prima di tutto questa zona qua è la stessa? Qualcosa fa? Allora, silos per corteccia. Ok, qua si scarica il silos per corteccia. Di là, cosa cavolo si scarica? Perché c'è di là anche... C'è anche di là uno scarico. Che non so se sia anche qua silos per corteccia. Vediamo un attimo. Silos per truccioli di legno. Li abbiamo entrambi. Li abbiamo entrambi. Vediamo se qua ci dice... scusi, mi sono bloccato nella... Allora, silos per truccioli di legno. I truccioli di legno ottenuti da tronchi lavorati possono essere mantenuti qui e trasportati per la vendita. Se possiede una fabbrica di pannelli trucciolari, questi verranno anche usati per fare... Ok, non ci abbiamo. Truccioli conservati, 25 kg. Quindi qua abbiamo 25 kg. Ma qua invece quanto cavolo abbiamo e che cos'è? Questo qua invece è silos per corteccia. La corteccia ottenuta dai tronchi lavorati può essere tenuta qui. Puoi venderla e usarla per... di cersi, che sarà diversi scopi. E qua abbiamo i 5.990 kg su 20.000. ok, quindi abbiamo due possibilità. Molto bene. Allora, io inizierei assolutissimamente con gli altri. Questo perché? Perché almeno con gli altri abbiamo di più. E almeno vi faccio vedere lo scarico. In realtà potremmo utilizzarlo per altre cose, ce l'ha detto, però attualmente non abbiamo una... Penso che serva una fabbrica di mobili, immagino. Però visto che non li abbiamo, iniziamo qua. Invio. E qua ce li carica. Ale, ale, ale. Ale, 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 carica. Mamma mia. Vedete che possiamo anche alzare il carrello a questo punto per scaricarli. Molto importante, molto importante. Io li andrò a vendere, ovviamente non è che ci danno tanto, però io off camera li andrò a vendere. Vediamo un po', ce ne abbiamo altri 1790, quindi ne ha presi 5000. E quindi amici, per questa puntata è tutto. Vi ricordo di supportare questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivervi al canale se siete già iscritti e attivare la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, sapete già, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Supportate questa serie con un mi piace per farla andare avanti, importantissimo. Da Amorgio è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti.